Le 18:31, buon martedì sera, bentrovati negli studi di TG 2000. Cristiani nel mirino, vittime di una violenza che abusa del nome di Dio, dalla Nigeria al Pakistan, dall'Iraq all'India. L'apertura del nostro telegiornale stasera è dedicata a loro. E partiamo dalla lettera che Papa Francesco ha scritto oggi ai vescovi della Nigeria, un paese sotto attacco da parte degli estremisti di Boko Haram. E allora, per il racconto di tutto questo, ci colleghiamo con Cristiana Caricato per noi in Piazza San Pietro. Eccoci Cristiana, bentrovata. Sì, buonasera da Piazza San Pietro. Papa Francesco vicino ai cristiani e ai musulmani vittime di Boko Haram, il movimento fondamentalista islamico che da anni semina terrore e violenza in Nigeria. E proprio ai vescovi nigeriani ha scritto Papa Francesco una lettera in occasione della Quaresima in cui esprime la vicinanza alle vittime di quello che ha chiamato nuove e violente forme di estremismo e di fondamentalismo. Il Papa non ha usato naturalmente fare riferimento a Boko Haram, però ha detto chiaramente a chi si riferiva. Una nuova occasione per denunciare e condannare chi abusa della religione per farne una ideologia violenta, un nuovo appello del Papa ad un uso non strumentale della religione. Ma sentiamo i particolari nel servizio di Paolo Fucili. Sono vicino a chi soffre, prego ogni giorno per voi, il Papa assicura, pensando alla Nigeria e accusando chi abusa della religione per farne un'ideologia da piegare a propri interessi di sopraffazione e di morte. Francesco scrive ai vescovi cattolici del paese, il più popoloso dell'Africa, 160 milioni di abitanti, che significa pure grandi mercati e peso politico non indifferente sullo scacchiere continentale. Tanto più preoccupante perciò è l'estremismo violento che uccide e sequestra, priva molti nigeriani di mezzi di sussistenza, diritti, dignità, facendo vittime sia cristiane che musulmane, riporta la lettera a firma del pontefice. Il riferimento è implicito ma chiaro a Boko Haram, anzitutto gli islamisti che seminano morte dal 2009, specie nel nord del paese. Per quanto riguarda cristiani, dal punto di vista del Boko Haram, i cristiani non dovrebbero esserci. E allora ucciderli è normale. Si può dire, non si tratta neanche di semplicemente persecuzione, è il tentativo di esterminarli. L'ultima azione in grande stile, raccontano le cronache, è l'assalto a Baga a gennaio con 2000 morti, poi uno stillicidio di attacchi e attentati con bersaglio, specie le chiese, anche con bambini kamikaze, e l'alleanza stabilita coi terroristi dello Stato Islamico, fino a indurre le autorità persino a posticipare a fine marzo da febbraio le prossime elezioni presidenziali. Una minaccia insopportabile sulla convivenza tra cristiani e musulmani in Nigeria, problematica sì, ma finora pacifica. Perciò Francesco esorta i vescovi del paese. Grazie perché pur tra prove e sofferenze, scrive, la Chiesa non cessa di testimoniare accoglienza, misericordia, perdono. E abbiamo sentito le parole dell'arcivescovo di Abuja, il cardinale Onakeyan. Un'intervista più ampia andrà all'interno del Post al termine del nostro telegiornale. Il vescovo racconta le condizioni drammatiche in cui vivono i cristiani, costantemente sotto la minaccia dei fondamentalisti islamici di Boko Haram, ma anche la violenza perpetrata ai danni dei musulmani. Io vi rimando anche alla fine del nostro TG per di nuovo un collegamento da Piazza San Pietro per raccontare qual è il magistero di Santa Marta oggi. Grazie allora, grazie a Cristiana Caricato, la Piazza San Pietro, torneremo da lei tra poco. Come detto, noi rientriamo in studio perché contro i simboli della cristianità continua a scagliarsi anche la follia del sedicente Stato Islamico in Iraq, e quindi accade, stiamo vedendo delle immagini a tal proposito, ad esempio, che i jihadisti abbattano croci o le rimuovano ponendo poi dei drappi neri in segno di conquista. Tutte queste immagini e video di
di distruzione, e stiamo vedendo alcune foto, sono stati diffusi su internet, come ad esempio il momento della disacrazione della chiesa di San Giorgio a Mosul, chiese che sarebbero utilizzate dai terroristi come depositi di armi, dormitori o prigioni. Nel frattempo, mentre continuiamo a guardare queste immagini, giunge proprio dall'Iraq la notizia che il governo ha sospeso, per ora almeno, l'offensiva su Tikrit, la città natale di Saddam Hussein, in mano all'ISIS. Una decisione motivata dalla resistenza violenta incontrata. L'esercito iracheno, appoggiato dall'Iran e le milizie sciite, avrebbero subito perdite pesanti, e si tratterebbe di 60 uomini al giorno, almeno secondo quanto riportato dal Washington Post. E a proposito di persecuzioni contro i cristiani, oggi in Pakistan è stato il giorno dell'ultimo saluto ai fedeli che hanno perso la vita nel duplice attentato alle chiese di Lahore. Domenica scorsa è avvenuto il fattaccio, oltre 10.000 persone hanno partecipato oggi ai funerali in un clima di preghiera ma anche di tensione. Maurizio Dischino. Abbiamo ribadito che la violenza non è la strada giusta. Il Vangelo ci chiama ad essere sempre, in ogni circostanza, uomini di pace. L'arcivescovo di Lahore, Monsignor Sebastian Shaw, ha indicato la strada da perseguire a tutti coloro che questa mattina hanno partecipato ai funerali di 9 cristiani uccisi negli attacchi di domenica scorsa alla Chiesa Cattolica di St. John e alla Chiesa Protestante Christ Church, entrambe a Johannesburg, sobborgo cristiano alla periferia della città pakistana di Lahore. È stata una celebrazione ecumenica tenutasi nella Chiesa Cattolica di St. John e guidata dagli arcivescovi cattolico e protestante. La preghiera ha suffragato i 9 cristiani uccisi nella strage e, con i leader islamici presenti alla celebrazione, ha ricordato anche i 7 musulmani che hanno trovato la morte agli ingressi delle chiese cristiane prese di mira dal gruppo talebano Jama'ul-Ahrar. Dunque il bilancio del duplice attentato è stato di 16 morti e 82 feriti, ma grazie al sacrificio di un giovane, di un ex allievo salesiano, molte altre persone si sono salvate. L'agenzia Info Salesiana oggi ha ricostruito la sua storia e il suo gesto. Akash Bashir ha frequentato la scuola tecnica salesiana di Johannesburg e con un altro giovane lavorava alla sicurezza all'ingresso della Chiesa Cattolica di St. John. Quando ha notato che il kamikaze cercava di entrare con violenza in chiesa, Akash lo ha placcato proprio all'ingresso. In quel momento l'attentatore si è fatto esplodere uccidendo il giovane eroe ex allievo salesiano, il quale con il suo corpo ha fatto da scudo ad altri sopravvissuti alla strage. Dopo i funerali, per il terzo giorno consecutivo, ci sono state manifestazioni violente che oggi hanno contrapposto i rangers pakistani ai cristiani che sono tornati a chiedere protezione da parte delle autorità. Altre vittime di violenza, le religiose di un convento di Ranagat in India. Un'anziana suora è stata stuprata mentre tentava di impedire ad alcuni malviventi di saccheggiare i locali di una missione. Oggi migliaia di fedeli indiani sono scesi in piazza per esprimere vicinanza alle religiose. Sentiamo Clara Iatosti. Ora basta. La comunità cristiana, la società civile, i giovani, l'India chiede giustizia. Vittima dell'ennesima violenza di gruppo è una religiosa, l'anziana superiora del convento di Gesù e Maria a Rana, nello stato del Bengala. A 74 anni è stata stuprata perché sulla strada di rapinatori senza scrupoli, per una manciata di denaro. Picchiate le sue due consorelle, saccheggiata e profanata la minuscola cappella. I vescovi indiani hanno parlato di atti disumani e spietati, di cui tutti dovrebbero vergognarsi. Indignato l'arcivescovo di Calcutta, Thomas Sousa, che ha segnalato la presenza nel convento di telecamere di sicurezza. Con i volti dei 6 aguzzini, stavolta non dovrebbe essere difficile identificare e fermare i violentatori. Non ci saranno alibi per le forze dell'ordine indiane, che hanno comunque già rilasciato i primi sospetti. Nel paese le donne continuano ad essere in pericolo ogni giorno e ben poco è stato fatto dopo l'aggressione su un bus 3 anni fa di una studentessa che morì per le violenze. Il pensiero dominante tollera gli stupri e arriva ad accusare le presunte provocatrici, anche se solo bambine. Un documentario di denuncia sul tema girato in India è stato appena bloccato dal primo ministro Modi. La regista riporta anche l'intervista ad un uomo che ha stuprato una bambina di 5 anni.
Dopo avergli chiesto quanto fosse alta la piccola, ricorda agghiacciata, l'uomo si è alzato, ha messo la sua mano all'altezza del ginocchio. Non aveva rimorsi e ha raccontato tutto, nei minimi particolari. La cronaca italiana adesso con la maxi inchiesta che nelle scorse ore ha scoperchiato un nuovo sistema di malaffare dietro gli appalti delle grandi opere, quindi dalla TAV all'Expo di Milano. Al centro c'era la figura di Ercole Incalza, ex dirigente del Ministero dei Lavori Pubblici e poi di quello dei trasporti e delle infrastrutture. Gli aggiornamenti da Federico Plotti. Intrighe e affari, loschi affari ancora una volta intorno alle grandi opere. Corrotti e corruttori, imprenditori e dirigenti pubblici. La torta da spartirsi era quella di numerosi appalti relativi soprattutto a cantieri autostradali e all'alta velocità intorno alla città di Firenze, ma anche ad alcuni lavori riguardanti l'Expo di Milano, in particolare per la realizzazione del cosiddetto Palazzo Italia. Maxi tangenti e appalti pilotati, tutto passava per la scrivania di Ercole Incalza, ex dirigente prima del Ministero dei Lavori Pubblici e poi di quello dei trasporti e delle infrastrutture, arrestato ieri insieme ad altre tre persone. Per 14 anni è stato il dominus indiscusso della struttura tecnica di missione del Ministero dei Lavori Pubblici e adesso, andato in pensione da pochi mesi, era ancora temuto e rispettatissimo anche da ministri ed ex ministri. Il suo nome era comparso anche nell'inchiesta veneziana sul Mose, ma non è mai finito nel registro degli indagati. Con lui è stato arrestato anche l'imprenditore Stefano Perotti, che negli ultimi anni con la sua società era riuscito ad aggiudicarsi diversi lavori grazie all'intervento di Incalza. Accanto alla figura di Perotti compare nell'inchiesta anche l'attuale ministro dei trasporti Maurizio Lupi, che non è però indagato, anche se la sua posizione sul fronte politico ne sta comunque risentendo. I due si conoscevano bene e si frequentavano spesso, tanto che Perotti si è adoperato più volte per far lavorare nei propri cantieri il figlio di Lupi. Insieme a Incalza e Perotti sono finiti in manette anche Francesco Cavallo, l'altro imprenditore della Cricca, e Sandro Pacella, collaboratore di fiducia dello stesso Incalza. Una cinquantina le persone per ora indagate e c'è uno strano mistero che avvolge una di queste. Dalle intercettazioni raccolte spunta un numero telefonico intestato ad un prete genovese, Giacomo Vigo, il cui corpo senza vita venne ritrovato nella Darsena Vecchia di Livorno la scorsa estate. Scheda SIM che è stata usata almeno due volte per questioni legate agli appalti dopo la morte del sacerdote, ad utilizzarla suo cugino, l'ingegnere e docente universitario Giorgio Mor, cognato dell'imprenditore Stefano Perotti. Lo abbiamo sentito, dunque l'inchiesta giudiziaria diventa subito materia di polemica politica per il coinvolgimento dell'attuale ministro dei trasporti Lupi. Le opposizioni ne chiedono le dimissioni e presentano anche una mozione di sfiducia in Parlamento. Augusto Cantelmi. Non mi dimetto, lo ripeto in pubblico e in privato, colpito nei sentimenti più profondi, quelli personali per il coinvolgimento del figlio. Il ministro dei trasporti Maurizio Lupi prova a difendersi in tutti i modi. Non ho mai chiesto favori per me né per mio figlio Luca, ma nessuno sembra ascoltarlo anche all'interno del suo partito, a pesare sul titolare del Dicastero delle Infrastrutture, che non è indagato, la sua difesa nei confronti di Ettore Incalza, il potente ex direttore della struttura Grandi Opere. Se ti cacciano cade il governo, la minaccia di Lupi. Ma ora gli equilibri politici all'interno dell'esecutivo, il rapporto tra PD e nuovo centrodestra dipende proprio da come si conclude l'affare Lupi. A questo punto un passo indietro del ministro sarebbe l'unica soluzione, questa la speranza del premier Renzi, che chiede di fare chiarezza al più presto, anche perché le opposizioni sono pronte a chiedere le dimissioni di Lupi. Stiamo lavorando a una mozione unitaria delle opposizioni per chiedere la sfiducia del ministro Lupi. Tuttavia ci aspetteremo da Renzi un atto di dignità, sia lui a chiedere le dimissioni al ministro Lupi. Ma la nuova tangentopoli delle grandi opere riaccende la polemica tra magistratura e governo. A suonare la carica il presidente della ANM Sabelli, che accusa l'esecutivo di schiaffeggiare i magistrati e di difendere i corrotti, parole che non sono piaciute affatto al presidente del Consiglio. Autorevoli servitori dello Stato hanno detto che lo Stato dà gli schiaffi ai magistrati e le carezze ai corrotti. Si tenta di... è una frase falsa, naturalmente, è una frase che
che è ingiusta, è una frase che fa male. La tempesta giudiziaria arriva quando in Senato approda il disegno di legge anticorruzione, il cui esame è slittato alla prossima settimana. Sarà la volta buona, promette comunque l'esecutivo, che presenta il tanto atteso emendamento sul falso in bilancio, che prevede l'aumento delle sanzioni oltre alla prescrizione raddoppiata per chi commette il reato nelle società quotate. Non ma ad indagare su questi ed altri reati in futuro non saranno più le 5 forze di polizia, ma probabilmente 4, come annunciato il Premier nel corso della inaugurazione dell'anno accademico della scuola di polizia. Sull'indagine della Procura di Firenze è intervenuto il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Angelo Bagnasco, con queste parole: il malaffare sta diventando regime, la gente onesta reagisca, anche protestando contro questo spettacolo deprimente. Così il presidente della CEI, che ha aggiunto: la gente semplice, il popolo degli onesti, deve assolutamente reagire senza deprimersi, continuando a fare con onestà e competenza il proprio lavoro, ma anche protestando nei modi corretti, democratici, contro questo malesempio che sembra essere un regime. E ancora Bagnasco, a margine di un incontro in una scuola a Genova, ha detto: purtroppo lo spettacolo è deprimente e sembra crescere, spero che la gente semplice non si lasci deprimere o scoraggiare dai cattivi esempi che vengono da tante parti, soprattutto da chi ha maggiori responsabilità nella cosa pubblica. E poi adesso cambiamo argomento, parliamo di immigrazione. Massimiliano Cocchi ci racconta le storie di ragazzi afghani e pakistani richiedenti asilo che, scappati dalla disperazione dei propri paesi, non riescono a trovare pace neanche in Italia. L'ultima notte l'hanno passata qui, nella sala d'aspetto della stazione, ma questi 43 ragazzi, afghani e pakistani, ogni sera devono cercare un rifugio diverso. Sono tutti richiedenti asilo, entrati in Italia dal confine nord, quello tra Friuli, Venezia Giulia e Slovenia. Hanno presentato la domanda di asilo politico e, in attesa che la commissione territoriale la esamini, secondo la legge dovrebbero essere accolti in quelli che vengono definiti CARA, che sta appunto per centri accoglienza per richiedenti asilo. Per questi 43 ragazzi però non c'è posto, e così da mesi vivono in strada, dormono dove possono, mangiano nelle mense della Caritas e passano le loro giornate in giro per la città. Kassam è fuggito 6 anni fa dall'Afghanistan dei talebani. In Italia è arrivato da un mese. Racconta che gli sono state prese le impronte in questura, che gli è stato chiesto se avesse soldi per mantenersi e un posto dove stare. Lui ha risposto di no ed è finito in mezzo alla strada. Ora dice che non ce la fa più a vivere così e che se la situazione non dovesse cambiare preferirebbe tornare in Afghanistan. Il numero di migranti giunti qui negli ultimi mesi è lo stesso di sempre, non c'è dunque nessuna emergenza, solo la solita cronica mancanza di strutture per l'accoglienza. Il problema che si sta rilevando e si sta rilevando da molto tempo è che non esiste un sistema d'accoglienza che pensi nel lungo periodo, quindi un'accoglienza strutturata in cui i posti sono già presenti prima che le persone giungano sul territorio. Nel sud dell'Oceano Pacifico, adesso nell'arcipelago di Vanuatu, devastato dal ciclone Pam che ha provocato decine di vittime, l'UNICEF ha lanciato l'allarme: 60.000 bambini sono a rischio malnutrizione e dopo il disastro non esclusa una vera emergenza alimentare. 34 scuole sono inoltre utilizzate come rifugi di emergenza, molte comunità non hanno neanche accesso all'acqua potabile, pensate. Le strutture sanitarie sono state seriamente danneggiate, compreso l'ospedale nazionale a Port Vila. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha stanziato 1 milione di euro provenienti dai fondi dell'8 per 1000 a beneficio delle migliaia di persone rimaste senza tetto. Insomma, affidata alla Nunziatura Apostolica affinché provveda ad affrontare la prima emergenza e poi a sostenere progetti di solidarietà. Di nuovo in Italia per denunciare quello che era diventato un vero e proprio business dei farmaci antitumorali. 8 persone sono finite in manette, lucravano su medicine rubate rivendendole al mercato nero. Letizia Davoli. 1.871,57 euro. Era il prezzo al pubblico di questo medicinale, trovato insieme ad altre 53.000 confezioni di farmaci, anche di destinazione ospedaliera, accatastati in alcuni sotterranei nell'entroterra napoletano. Se immessi sul mercato, avrebbero avuto un valore totale di 1.800.000 euro. Ma il gruppo criminale che tirava le fila di questo ignobile mercato nero hanno fruttato molto di più, stando alla vita lussuosa che conducevano gli 8 arrestati, tutti campani, tra cui una donna.
I farmaci provenivano da furti ai danni di decine di strutture ospedaliere italiane, tra questi anche costosissimi medicinali oncologici, antireumatici e neurodegenerativi. Lo smercio avveniva invece tramite farmacie compiacenti in tutta Italia e in alcuni paesi dell'Est Europa, che avevano messo in piedi una vendita parallela a quella ufficiale, ma in alcuni casi le trattative avvenivano anche con privati. Un fenomeno criminale in espansione. Secondo alcune stime, dal 2006 sono stati sottratti farmaci per oltre 23 milioni di euro. Si tratta soprattutto di farmaci destinati al consumo ospedaliero. Soldi sporchi fatti sulla pelle dei malati. Gli utenti finali infatti non sapevano di acquistare medicine potenzialmente molto pericolose, perché la banda non seguiva le rigide norme di conservazione previste soprattutto per i farmaci salvavita. Un mercato ignobile a cui si arrivava in alcuni casi spinti dalla devastazione di un servizio sanitario al collasso. Quando la salute pubblica è rapportata all'economicità o meno dell'operazione, quando si discute se e come dare questi farmaci salvavita, è chiaro che c'è questo mercato della disperazione. Parliamo adesso del marcio che sembra esserci perfino a Scotland Yard, quartier generale della sicurezza del Regno Unito. La polizia britannica infatti è stata coinvolta nel caso di pedofili, fra cui anche politici, che negli ultimi 35 anni a Londra avrebbero abusato di minori. Silvio Vitelli. Il più grande scandalo inglese di tutti i tempi. Altro che le scappatelle dei reali, qui ci sono omicidi e violenze sessuali perpetrate su bambini per 35 anni. I carnefici erano persone in vista, quelli della società bene, deputati, ministri, giudici e stelle dello spettacolo. Gli ingredienti sembravano già esserci tutti per scrivere la storia più torbida e disgustosa di sempre. Invece ne mancava uno, il coinvolgimento della polizia. La realtà supera così la fantasia e finisce nel mirino la stessa Scotland Yard. La polizia londinese è sospettata di aver insabbiato dei casi in cui agenti avrebbero coperto i pedofili VIP, arrivando anche ad ignorare le denunce presentate dalle vittime. Nel corso delle violenze, che avvenivano in un complesso di appartamenti della capitale riservati ai membri dei comuni, sarebbero state uccise almeno 3 persone fra i minori abusati e ora, scrive il Daily Mail, sarà la stessa Metropolitan Police a investigare su se stessa. A compiere le indagini sarà l'organismo di controllo delle forze dell'ordine in Inghilterra e Galles, l'Independent Police Complaints Commission, pronto a verificare 14 segnalazioni per il periodo che va dagli anni 70 fino al 2005. Tra poco più di 2 ore, quando in Italia saranno le 21, in Israele verranno chiusi i seggi. Si sta votando, lo ricordiamo, per le elezioni legislative. Alta l'affluenza, alle 14 era andato alle urne già quasi il 37% dei cittadini. Uno dei candidati, il presidente in carica Netanyahu, ha votato di prima mattina, ma secondo i sondaggi è in vantaggio la coalizione di centrosinistra guidata dal laburista Herzog e dalla centrista Livni. In lizza 25 partiti, fra cui molte liste minori, ma sarebbero solo 11 quelle che possono aspirare a superare la soglia di sbarramento. E allora adesso, come promesso, andiamo di nuovo in Piazza San Pietro da Cristiana Caricato per tornare sulla giornata di Papa Francesco. Oggi a Santa Marta il Pontefice ha parlato della Chiesa come la casa di Gesù che accoglie tutti. Eccoci di nuovo da te, Cristiana. Sì, eccoci nuovamente da Piazza San Pietro. Partiamo dal tweet: lasciamo che Dio ci riempia della sua bontà e della sua misericordia. È il tweet che tramite il suo account Pontifex Papa Francesco ha inviato agli oltre 19 milioni di follower in tutto il mondo, a 2 anni dal suo esordio sulla piazza cinguettante di Twitter. Ricordiamo che proprio una ricerca nei giorni scorsi condotta da Alma Wave aveva portato in evidenza che la parola misericordia era la parola a cui i follower e gli utenti di Twitter associavano Papa Francesco. Parola di misericordia che è ritornata anche nel Magistero quotidiano di Santa Marta questa mattina durante l'omelia nella cappella dell'edificio dove il Papa vive. Papa Francesco ha parlato ed ha invitato ancora una volta ad aprire le porte delle chiese
Chiese e quelle di Dio, a non chiudere fuori nessuno, a non escludere. Ancora la misericordia, dicevamo, è stata la protagonista di questa esortazione del Pontefice, a pochi giorni dall'annuncio di un anno santo speciale, straordinario della misericordia, che prenderà avvio l'8 dicembre del 2015, quindi tra pochi mesi. Ma io vi lascio alle parole di Papa Francesco, restituisco la linea. Quante volte oggi nelle comunità cristiane trova le porte chiuse? Ma tu non puoi, no? Tu non puoi. Tu hai sbagliato qui e non puoi. Se vuol venire, viene alla messa domenica, ma rimane lì. Ma non fare di più. È quello che fa lo Spirito Santo nel cuore delle persone. I cristiani, con psicologia di dottore della legge, distrugge. E in chiusura, come anticipato, torniamo con il nostro post a parlare delle persecuzioni contro le minoranze religiose in Nigeria. Abbiamo sentito uno stralcio in apertura di edizione. Luciano Piscagli ha intervistato il vescovo di Abuja, che ci ha spiegato chi sono i fondamentalisti islamici di Boko Haram e quale deve essere la risposta della comunità internazionale ai duri attacchi sferrati dai terroristi contro i cristiani, ma anche contro i musulmani. Buona visione allora, dopo di noi. Attenti al lupo, ci vediamo domani.